La ricetta più famosa d'Italia quest'anno compie 70 anni, ebbene sì, la carbonara è apparsa per la prima volta in un libro nel 1952. L'autrice è Patricia Bonté, che fa un tour gastronomico nel North Side di Chicago, e Pietro Dencioni, il proprietario del ristorante Armando's, le detta personalmente la ricetta, in cui ci sono dei termini italiani tipo taglierini per le tagliatelle e mezzina per la pancetta. Insieme allo chef Luca Stella oggi la riproponiamo e vediamo com'era una carbonara di 70 anni fa. Innanzitutto prendiamo due uova, le sbattiamo con 60 g di parmigiano, eh sì, parmigiano, perché il pecorino non è previsto. Poi tritiamo 120 g di pancetta tritata, non tagliata a pezzettini, anche in questo caso niente guanciale. La soffriggiamo delicatamente in padella finché non è bella rosolata. E adesso lessiamo le tagliatelle. Niente spaghetti, mi raccomando. Le mettiamo in padella e gli mettiamo il composto di uova e parmigiano e cominciamo a tirarlo leggermente in padella. Rispetto al resto degli ingredienti, le tagliatelle non sono poche, perché sono circa 350 grammi per questa dose per due persone. Il risultato è una carbonara meno cremosa di quella attuale, dai sapori meno marcati, profumata, però assolutamente molto valida. Beh, diciamo che sono un po' diverse da quello che ci si potrebbe aspettare, però in fondo questa è sempre la carbonara originale di 70 anni fa.